Buongiorno bambini, buongiorno bambine dalla vostra Carmen, qui su Senti chi parla. Oggi parleremo un po' dei capricci e ci renderemo conto con l'aiuto di due storie molto diverse tra di loro che in realtà i capricci si fanno a qualunque età e comunque sono sempre un problema per mamma e papà. Corna bicorna, rivoglio il mio coniglietto. Avrebbe potuto essere una serata tranquilla quella a casa di Pietro, ma no, no, no e poi no, la minestra non la mangio, protestò Pietro spingendo via il piatto. Ma insomma, si innervosì la mamma, per quanto durerà ancora questa storia? Guarda che è una minestra deliziosa. E poi fa crescere, aggiunse il nonno. Prendere un bel colorito. Scherzò la nonna. Non mi interessa, mi fa solo venire la nausea, brontolò Pietro. E poi, in ogni caso, ci ha sputato dentro la strega Corna Bicorna. Sei uscito di senno, ragazzo mio? Tuonò il padre. Siamo stufi di questa storia di Corna Bicorna. E se è vero che hai sputato nella minestra, non possiamo certo mangiarla, aggiunse. Dunque, prima di tutto vai in bagno, svuoti la zuppiera nel gabinetto e poi. Sì, lo so, disse Pietro sbuffando. E poi me ne vado in camera mia. Addio, mia adorata strega, mi mancherai. Poi Pietro andò in camera sua e si addormentò molto, molto profondamente. Ma intorno a mezzanotte tutta la casa cominciò a tremare. Nonna, nonno, russate troppo forte! Sospirò Pietro nel sonno. Ma non si trattava dei nonni. Infatti, nel bagno. Caccola di canaglia! Non solo sono quasi annegata nella zuppiera, ma osi anche buttarmi nel gabinetto mentre la tua minestra per mille corbezzoli non è ancora stata mangiata? Sussultò mentre rifletteva. Potrei schiacciarti, divorarti come un bel bocconcino appetitoso, farti fuori in un attimo, tuttavia, una canaglia come te non se la merita tanta gentilezza, no! Questa volta ti infliggerò il peggior dolore della tua vita. Perché? 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 Perché ti porterò via il tuo coniglietto! E molto lentamente, per non svegliare Pietro, Corna Bicorna afferrò il coniglietto. Poi, con passi lenti e pesanti, tornò in bagno senza voltarsi. Pietro si svegliò improvvisamente nel bel mezzo della notte. Gridò in preda al panico. Cercò sotto le lenzuola, ma niente di niente. Sotto il letto, ancora niente. Nell'armadio, sempre niente. Fu allora che vide il rotolo di carta igienica srotolato fino al bagno e così immediatamente capì che cosa era successo. Ah, maledetta, corna bicorna! Quindi sei stata tu a rubarmi il coniglietto! Esclamò Pietro stringendo i denti. Vedrai, grossa megera da zuppiera! Non l'avrai vinta! Senza perdere tempo, rovistò tra i tuoi giocattoli, afferrò una maschera da sub e si diresse verso il bagno. Fece un lungo respiro e uno e due e tre verso l'infinito e oltre! Il Pietro si immerse nella profondità oscura del gabinetto. Trovò un calzino abbandonato. Una vecchia mutanda tutta bucata, una verme puzzolente. Ma continuò a nuotare verso una piccola luce in fondo al tunnel e infine arrivò nella casa di Corna Bicorna. Pietro avanzò con cautela. Che strana casa, pensò, enorme nel suo letto Corna Bicorna. Russava placidamente. Pietro le si avvicinò e iniziò a tirare delicatamente il coniglietto a sé. Coniglietto, coccole, bebè, brofonchiò nel sonno Corna Bicorna. Pietro allora si fermò cautamente, poi cominciò a tirare con delicatezza, ma lei improvvisamente iniziò ad arricciare il suo nasone. Puzza di carne non molto fresca qui. In effetti Pietro aveva impuzzolito tutta la casa. Corna Bicorna aprì un occhio, poi l'altro e lo vide correre verso la porta. Ah!
sacripante! Ruggì Cornabigorna. Quindi sei tu che puzzi di feto di dinosauro! La sua faccia divenne rossa come un vulcano infuriato. Pipisca da faggio, non mi sfuggirai, questa volta userò l'artiglieria pesante! E zot! Dai suoi enormi occhi lanciò a Pietro un fulmine per immobilizzarlo. Mancato! Disse Pietro scappando nel corridoio. E zot! Un secondo fulmine gli passò sopra la testa. Ancora mancato! Decisamente non sei molto brava, signora Cornabicorna! Pietro si ritirò in una curiosa stanza piena di libri e strane bottiglie. Da lì non poteva più scappare e Cornabicorna si avvicinava, si avvicinava, si avvicinava. Ebbe allora un'idea. Afferrò un piccolo specchio che era sul tavolo e lo nascose dietro la schiena. Ti ho catturato, mascalzone! Sento che sarò molto cattiva, disse Cornabicorna, squadrandolo dalla testa ai piedi. Perché non solo mi terrò il tuo coniglietto, ma ti trasformerò in un orribile rospo tutto furuncoloso. Sarai così brutto, ma così brutto, ma così brutto, che anche il tuo riflesso non vorrà più guardarti. No, no, no! Voglio, protestò Pietro, bloccato contro il muro. E poi sei solo un rutto di merluzzo, aggiunse. Come? Disse Cornabicorna. Una pernacchia di coccinella. Come? Sì, sei proprio un pidocchio di formica. Allora gli occhi di Cornabicorna cominciarono a fumare come due razzi e l'intera stanza iniziò a tremare. E questa volta è finita, faccia da pipì a letto! Ma Pietro di colpo alzò lo specchio di fronte a sé, rimandò i fulmini a Cornabicorna. Corna furfante! Disse allora lei restringendosi. Aiuto! Ecco che mi rattrappisco come mi inforcolisco, che mi rimpicciolisco, che mi raggrinzisco. Disse Pietro ridendo: Benvenuta nel mondo dei rospi, piccola strega puzzona! Pietro prese rospi. Bicorna e la chiuse in un barattolo che sistemò con cura nell'armadio degli incantesimi. Mio caro piccolo coniglio, è ora di tornare nel nostro letto! Esclamò felice Pietro mentre si immergeva nel gabinetto. Il mattino dopo, a colazione, Oh Pietro, non hai un buon odore, disse preoccupata sua madre. Hai avuto qualche problema questa notte? No, mamma, no, no, rispose lui timidamente. Beh, sembra quasi che tu abbia nuotato nel gabinetto, scherzò il nonno. Oh, e che. Oppure che tu abbia mangiato un calzino puzzolente, continuò la nonna sorridendo. Beh, disse il padre amareggiato, se ti vedessi mangiare qualcosa preferirei che fosse la tua minestra. Che cosa ne pensi, figliolo? No, no, no e no, non voglio, rispose Pietro, stringendo teneramente a sé il suo coniglietto fra le braccia. E bravo il nostro Pietro. Ma vedete, bambini, non soltanto i piccoli fanno i capricci, anche i più grandi ne fanno parecchi, proprio come ci racconta questa canzone della nostra tradizione popolare. Ascoltiamola un po'. Mamma mammi momorchi momork, in dall'urt secud cavoglie. All'urte steie la rosellina e ce l'ha avuto la voga pochèo. C'è brutta mamma, ca tengo io, non mi capisce la malatoia. Mamma mammi momorchi momork, in dall'urt secud cavoglie. All'urte steie u fiorellin, e c'è u buimo tu bogga poghieu. C'è brutta mamma, ca tengo io, non mi capisce la malatoia. Mamma mammi momorchi momork, in dall'urt secud cavoglie. All'urte steie lu giovanot, e ce lu vuimo tu vogga poghieu. C'è bella mamma, ca tengo ioi, m'è capsciut la malatoia.
Ah, quanto è bella la campagna pugliese! È la più bella del mondo e mi fa venire in mente tutte le sue storie, le sue favole. Ne conosco proprio una sui capricci. La volete sentire? La volete sentire? E adesso ve la dico. Allora, steva una volta una guagnedda sfatgata assai. Ops, scusate, è che quando parlo delle favole pugliesi il dialetto mi viene così, come una magia. No, la diciamo in italiano. C'era una volta una ragazza sfaticata assai, che era alla disperazione della sua mamma. Un giorno la mamma le disse: «Allora, tu adesso mi devi finare tutta la canapa che abbiamo a casa». La ragazza disse: «No, non lo faccio». Allora la madre la prese, la trascinò fuori in campagna e le diede tante di quelle botte che la ragazza iniziò a piangere e piangeva. Si trovò a passare di lì un principe. Beh, perché quando serve si trova sempre a passare un principe, il quale la vide piangere e volle sapere il perché, e la mamma, vergognandosi di dire che la figlia era sfatigata e non voleva fare niente, disse: principe, che volete? Quella mia figlia vuole lavorare, vuole filare il lino, filerebbe il lino dalla mattina alla sera, ma io lino non ne ho, siamo poveri, siamo povera gente. E il principe disse: che problema c'è? Ce l'ho io il lino. E prese la ragazza e se la portò a palazzo. Arrivati nel castello, la ragazza pensò: oh, che bello, finalmente faccio la regina. Beh, il principe aprì una porta e disse: questa è una stanza china di lino. Cioè, piena di lino. La ragazza, mommò del lino, si mise a piangere, piangeva. Il principe la vide piangere e disse: e perché piangi? Perché? E perché mi manca mamma, voglio mamma. Il principe disse: ma non ti preoccupare, mamma ti verrà a trovare. E la lasciò da sola in questa stanza piena di lino. Prima di andare via, il principe disse alla ragazza: quando avrai finito di filare tutto questo lino, io ti sposerò. La ragazza era sì contenta, ma ancor più disperata, perché non voleva certo filare tutto quel lino, seppure volesse in realtà sposarlo il principe. E allora, rimasta sola, iniziò a piangere sconsolatamente, si affacciò alla finestra e vide passare tre ragazze brutte, anzi no, bruttissime. Avevano una il piede grosso e schiacciato, l'altra aveva il labbro di sotto tutto così prominente che non riusciva a parlare neanche bene, l'altra, la terza, aveva un pollicione della mano grande così. Allora le tre ragazze, vedendola piangere, chiesero perché e lei gli raccontò tutta la storia. Le tre dissero: facciamo in questo modo, noi ti filiamo tutto il lino presente in questa stanza, tu però ci inviti al banchetto di nozze. La ragazza non ci pensò due volte, fece con loro l'accordo, le fece entrare di nascosto nella stanza del castello e nel giro di due giorni ebbero finito il lavoro. Alla fine della settimana il principe e la ragazza si sposarono. Durante il banchetto il principe conobbe queste tre ragazze che gli furono presentate come le cugine della sua sposa. Ma nel vederle così brutte, lui volle sapere e chiese alla prima: mi scusi l'impertinenza, ma perché ha quel dito del piede così grosso e schiacciato? Principe, che ci vuole fare? A furia di girare l'aspo a fare così col piede si è ingrossato. Poi andò dalla seconda e disse: mi scusi, ma lei perché ha questo labbro così grande, prominente? Principe, quella è a furia di bagnare il filo. Poi andò dalla terza e chiese: e lei perché ha questo ditone, questo pollicione così grande? Principe, quello è a furia di girare il filo. Il principe allora corse immediatamente dalla moglie e disse: sposa mia, tu da oggi non lavorerai più, non ti voglio brutta come quelle tre. E da allora la nostra ragazza visse per sempre sfaticata e felice, senza aver mai lavorato un giorno nella sua vita.
Amici e amiche di Senti chi parla, oggi nel nostro appuntamento settimanale parleremo dei capricci, dei bimbi, ma anche dei più grandicelli. Ma la vera domanda è: come reagiscono i loro genitori? Nei modi più bizzarri, che a volte funzionano e altre volte no. Uno dei modi più bizzarri che abbia sentito è quello che reagisce ai capricci con la paura. Smetti da subito di frignare, altrimenti arriva l'uomo nero. Smetti da subito di frignare, altrimenti arriva il lupo e ti mangia. Ah, smettila, altrimenti arriva il dottore e ti fa una bella puntura. Smettila, altrimenti arriva la strega. E poi l'uomo nero sì, arriva, ma molto spesso è più spaventato dei vostri bambini. E il lupo non ha nessun motivo di venire in città, a meno che qualcuno non gli abbia bruciato la sua casa. E la strega? Beh, la strega abbiamo visto nell'episodio di prima come Pietro risponde alla sua strega corna bicorna. Per quanto riguarda il dottore poi, sì, la puntura la fa, ma solo per farci stare meglio. Ma voi bambini tutto questo lo sapete già, perché avete la straordinaria voglia di essere in pace con il mondo che vi circonda e sapete benissimo che per farlo la cosa migliore è conoscere tutto, soprattutto le cose che vi fanno più paura. Proprio come si fa per esempio con i dinosauri, quei grandissimi mostri che sono realmente esistiti, che hanno quei nomi difficilissimi. Allora siete lì a collezionarli, ad impararne a memoria quei nomi che sembrano delle formule magiche, e poi li disegnate, e a un tratto quel timore diventa amore. E allora vediamolo questo amore, grazie alla galleria d'arte virtuale di Alessandra Carbone, senza titolo Capolavori piccoli. L'autore protagonista dei disegni di oggi è Dario, di 5 anni, intervistato dal suo papà. Ascoltiamo la sua voce e ammiriamo i suoi disegni. Ciao, come ti chiami? Dario. È vero che ti piacciono i dinosauri? Sì. E come mai ti piacciono i dinosauri? Perché sono molto grandi e forti. E quindi ti piace anche disegnarli? Sì, soprattutto il mosasauro, che è più grande. E poi che altri dinosauri ti piacciono? Il dimetrodonte. Perché ti piace il dimetrodonte? Perché io ho il libro dei dinosauri e ho visto che ha un occhio tutto solo celeste, non ha il coso nero, gli occhi agli occhi. E poi? C'è qualche altro dinosauro che ti piace tanto? Il tirannosauro. Perché il tirannosauro? Perché pure lui è feroce. E ti piacciono di più i dinosauri terrestri o quelli marini? Il mosasauro mi piace perché è carnivoro e mi piacciono quelli terrestri perché stanno sulla terra, tipo il tirannosauro, il dimetrodonte. E ti piacciono di più quelli erbivori o quelli carnivori? Carnivori, perché sono feroci. E che cosa ti piace disegnare dei dinosauri? Io disegno il tirannosauro, una volta disegno il carnotauro, ho disegnato tutto, i dinosauri, però anche un po' i mostri. E ti piace disegnare le storie dei dinosauri? Sì, una volta ho disegnato il carnotauro con dietro una storia. Vuoi salutare tutti? Sì, ciao! Ciao Dario, grazie di tutto! E vi ricordo, bambini e bambine, che anche voi potete esporre i vostri capolavori nella galleria d'arte virtuale. Non vi resta che creare e inviare tutto via mail a senzatitolo.capolavoripiccoli@gmail.com e indicare il titolo, il vostro nome, l'età, la descrizione del vostro lavoro e la tecnica che avete utilizzato. E allora datevi da fare! Ciao!